Vespa Sprint, così si chiamava la Vespa che piaceva ai giovani degli anni 60 e 70. Per i giovani di oggi o per chi magari quelle Vespe le guidava e dà un po' di nostalgia, nasce la nuova Vespa Sprint. Il telaio è rigorosamente in scocca d'acciaio, come quello della primavera. Le ruote sono un po' più grandi, da 12 pollici. Tra le motorizzazioni, 50, 2 tempi e 4 tempi e 125, 4 tempi. È l'ultima arrivata dell'intramontabile famiglia Vespa e il suo nome dice tutto. La nuova Vespa Sprint, che Piaggio affianca alla versione primavera, aggiunge un pizzico di sportività all'ultima generazione dello scooter più famoso al mondo, con numerosi dettagli ispirati alle Vespe Sprint del passato, come il faro trapezio ideale con lo spoiler che protegge la nuova strumentazione e la sella dal design esclusivo. Vespa Sprint affonda le proprie radici nel passato, ma trae beneficio dal lavoro svolto su Vespa 946, sulla ricerca delle forme, sulla raffinatezza, l'eleganza, ma questa volta tradotta in un veicolo sportivo, dinamico, adatto alla mobilità cittadina e adatto ai giovani. Originale come sempre e ancora più accattivante grazie alle tinte sgargianti di ispirazione retro, la nuova Vespa Sprint ha il suo punto di forza nelle grandi ruote da 12 pollici, che insieme alle sospensioni rinnovate al telaio più rigido riescono a rendere un soffice tappeto anche gli insidiosi sanpietrini di Roma. La città eterna a cui la Vespa deve buona parte della sua popolarità in tutto il mondo, grazie alla celebre storia d'amore tra Gregory Peck e Audrey Hepburn in Vacanze romane. Vespa Sprint guadagna dunque in maneggevolezza e stabilità, un pregio particolarmente evidente nella nuova motorizzazione 125 3 valvole dall'erogazione morbida e progressiva, che si affianca alle 50 a 2 e 4 tempi, dedicate invece ai giovanissimi. Particolarmente economica nei consumi la versione 125 4 tempi, che con un dato dichiarato di 64 km al litro promette di portare lontano sia i neofiti delle due ruote che i vespisti di lungo corso.